un mercato ambizioso, un mercato di campioni, lo stesso che avevo evitato l'anno scorso per realismo, però a questo punto, visto come funziona la carriera su FIFA quest'anno, visto quanto bisogna impegnarsi e sculare anche per vincere lo scudetto, era importante farlo. Dopo 16 giornate e a fine 2022, la Roma guida il campionato con 46 punti. La Juventus segue a 43. Oggi capiremo se la Roma è davvero pronta a fare il grande salto. Oggi capiremo se possiamo sostituirli. Neres sponda su Jovic, ancora Neres al limite, potrebbe liberare il sinistro! Paulo Lopez! Su Keita! E finisce così. Finisce 0-0 tra Roma e Juventus. Questo significa soltanto una cosa. Questo campionato è tutt'altro che banale. E per un campionato tutt'altro che banale, questo Roma-Juventus non poteva dare risposte. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questa nuova parte, la decima parte della carriera, vi racconto la mia carriera su FIFA 20. Serve specificare perché in settimana è cominciata una nuova serie, un nuovo format, quello in cui vi racconto le vostre carriere, quelle che mi sto facendo mandare in particolar modo su Instagram, e vi invito a godervi il primo episodio di questo format in cui vi ho raccontato il Bologna di Paolo, una stagione davvero al cardiopalma, ma non vi dico nulla. Concentriamoci invece sulla nostra di stagione. Siamo alla quarta, ricontestualizziamo il tutto. 2022-2023. Un 2023 che abbiamo iniziato proprio nell'ultima giornata che vi ho raccontato e anzi che ci siamo vissuti insieme nello scorso episodio, vale a dire Roma-Juventus. Tutto rimandato al finalissimo di stagione, perché affronteremo la Juve, se non sbaglio, la 36esima o 35esima giornata, forse 36esima. Ma conta poco, perché non ci arriveremo in questo episodio. A proposito di campionato, ripartiamo, volendo chiudere nel modo migliore il girone d'andata, e quindi 18esima giornata c'è Fiorentina-Roma. Fiorentina che, sapete, in questa stagione è stata un po' la squadra rivelazione, l'altra proprio il Bologna che sta tenendo botta mentre i viola hanno un po' lasciato andare le redini. E infatti contro di noi, nonostante un'ottima partenza che capitola con il gol di Augustin dopo 9 minuti, sì, giocano bene, spaventano, però poi riusciamo a rimontare. Un gol al 64esimo con Moise Kean e uno al 70esimo con Nicolò Zaniolo. Fiorentina 1, Roma 2. Questo è il risultato della 18esima giornata. 18esima giornata in cui vince anche la Juventus, da qui in poi una sorta di testa a testa. Prima di chiudere il girone d'andata è il momento della Coppa Italia, l'ottavo di finale. All'Olimpico arriva il Parma, un Parma che abbiamo battuto seppur soffrendo in campionato, un Parma che però sta facendo davvero male in questa stagione. È in zona retrocessione e in Coppa Italia, nonostante sia arrivata agli ottavi, con noi fa malissimo. Talmente male che succede un qualcosa, cari miei, che non era ancora successo in stagione. Segna N'Golo Kanté, il nostro adorato Kanté. Esattamente il gol del 3-0 di una partita che finirà 4-0. A sbloccare le marcature, ad aprire le danze, è Kean, dopo 11 minuti. Poi raddoppia Verschkaren, appunto il gol di Kanté nella ripresa, e il 4-0 di Werner. Quindi poker della Roma che vola ai quarti, dove affronterà la Fiorentina, che abbiamo appena affrontato in campionato. Chiudiamo il girone d'andata. Alla 19esima c'è un'altra sfida che giochiamo all'Olimpico ed è quella contro il Cagliari. Un Cagliari che non va sottovalutato. E infatti non lo sottovalutiamo, cioè non è che poi ripartiamo, non va sottovalutato e poi ne prendiamo 4. No, anche qui riusciamo a fargliene 4. Finisce 4-1. È ancora Kean ad aprire le danze. Loro ci spaventano effettivamente perché pareggiano praticamente subito con Fulkrug, ma poi la Roma è bravissima a tornare immediatamente in vantaggio con i romagnoli, e credo sia il primo gol che segno su calcio d'angolo in questa stagione. Molto bene. Tra l'altro primo gol, sono sicuro, da parte di Romagnoli da quando è arrivato a Roma. Questa è un'ottima notizia. 3-1 di Florenzi e poker di Zaniolo nella ripresa. C'è però una brutta notizia. Kean, peraltro segnando, si fa male e starà fuori 3 settimane per un'ipertensione del ginocchio destro. Quindi, insomma, il primo infortunio di Kean. A questo punto è il momento di schierare da titolare in modo quasi fisso, almeno per un mese, e poi vedremo Timo Werner. Comunque sia, quella che state vedendo è la situazione alla fine del girone d'andata, quindi noi siamo sempre a più 3 sulla Juve, che continua ad inseguirci, e tra l'altro in questa classifica spicca, lo vedete, al quarto posto il Bologna,
con 42 punti, squadra incredibile. Poi c'è anche la Fiorentina a 39, ma come vi dicevo qualche minuto fa, i viola stanno un po' decelerando. Comunque, giro di boa, 20ª giornata, c'è Roma-Sassuolo. Dopo un girone d'andata di fuoco, prepariamoci al giro di boa. È Roma-Sassuolo, la 20ª giornata. Buonasera e benvenuti allo Stadio Olimpico. Pellegrini apre in zona Cancelo, dentro da Florenzi. Movimento di Zaniolo, c'è anche Pellegrini in zona. Il pallone per il 7 che vuole alzarla sul secondo palo verso Kluivert. Justin Kluivert, pronti via. Un gol meraviglioso al quarto del primo tempo e avanti la Roma. E poi Lemina a raccogliere. Kluivert, ancora molto bene il 99 che non ha commesso fallo e quindi la Roma può anche ripartire in contropiede. Pellegrini, c'è Zaniolo che invoca il pallone, lo fa correre il 7, va il 22 che punta ed entra in area, al centro Werner, Zaniolo fino in fondo, al centro per Werner! Timo Werner fa 2-0 al 27esimo in contropiede nel momento forse migliore del Sassuolo, è 2-0 Roma. Adesso capiamo se il Sassuolo avrà la forza di rientrare in partita quantomeno prima dell'intervallo. Per mettere un po' di paura alla Roma, ci prova Pinato al limite. Poi Miguel col tacco per Pinato! Eccolo qui, il gol del Sassuolo ed è un gran gol, quello del centrocampista in maglia 26. Si dimezza lo svantaggio degli emiliani. Apre in zona di Francesco e poi palla ancora alla 26, autore del gol del 2-1. Autore del gol che sta tenendo vivo il Sassuolo ma non basta ancora. E quindi palla nello spazio per Lemina che a campo, Lemina! Con il destro! Batte Paolo Lopez e fa 2-2, pazzesco all'Olimpico, il Sassuolo rimonta 2 gol alla prima della classe. Ma Roma che torna subito in avanti con Douglas Costa che sterza, affida a Pellegrini, zona tiro, vuole anche calciare con il destro, fa tutto da solo, la mette per Werner, il piedone di Ravanelli. Ma adesso la Roma deve forzare una giocata in più, deve tornare assolutamente in vantaggio per evitare brutti scherzi. Perché siamo soltanto all'alba di questo girone di ritorno. Qui Kluivert in ritardo, poi tackle dell'olandese perfetto nel recupero palla. Pellegrini per Costa, c'è dentro Verschkaren, parte anche Kluivert in area, destro di Justin Kluivert, l'apre e la chiude, fa 3-2 a 4 dal 90esimo. È un gol pesantissimo quello dell'esterno giallorosso. Dopo la rovesciata, la freddezza sotto porta, doppietta, apoteosi all'Olimpico. Ma non è ancora finita. La Roma tiene alta la pressione, il baricentro con Kluivert che vuole chiudere l'attacco, entra in area, rientra, non va, ma il recupero è finito e la partita anche in teoria. Non fischia ancora l'arbitro, c'è Renato Sanchez al volo per Kluivert che andrà verso la bandierina. Sempre il 99, rientra ancora, chiuso e stavolta sì, è finita per davvero. Dopo 4 e mezzo di recupero, esulta Kluivert, esulta l'Olimpico. 3 punti arrivati in modo incredibile e per questo molto pesanti. E non è la prima volta che arrivano vittorie così in stagione, ma la differenza di una squadra che può vincere realmente lo scudetto da un'altra che fa semplicemente una buona stagione è questa qui, saper vincere anche in questo modo. E tra l'altro fatemi sapere se volete anche questa sfida qui integrale. Ma comunque andiamo avanti. La 20esima è archiviata. La Roma batte il Sassuolo, la Juventus batte l'Atalanta per 2-0. Quindi c'è sempre quel più 3 in classifica e continua la loro rincorsa, la nostra tentata fuga. Prima della 21esima giornata c'è un quarto di finale di Coppa Italia. All'Olimpico arriva la Fiorentina che vuole vendicare la sconfitta della 18esima giornata ma non ci riesce. Passa un quarto d'ora e Florenzi fa 1-0. Poi tocca a Werner cominciare a far festa. Prima al 45esimo trova il gol del 2-0. Poi al 60esimo fa addirittura 3-0. Firma la doppietta, la sua prima in Coppa Italia, seconda andando a memoria in stagione, perché segnò 2 gol al Mestalla contro il Valencia e se non sbaglio quella era l'unica doppietta. Fatemi sapere perché avete una memoria migliore della mia. Ma comunque la Roma passa il turno, batte 3-0 la Fiorentina ed è un 3-0 che va di moda in questo quarto di finale, perché anche la Juve vince 3-0 contro il Pescara, anche l'Inter vince 3-0 contro la Salernitana che aveva eliminato la Lazio agli ottavi, e il Milan batte il Napoli ai supplementari 1-0. Le semifinali saranno Roma-Inter da una parte, e Inter-Roma chiaramente al ritorno, non è mai una partita casuale, e Juventus-Milan dall'altra. La Roma va a Brescia e parte come peggio non si poteva, perché dopo 2 minuti segna Morosini, Brescia in vantaggio e Roma, come spesso è accaduto in questa stagione, che va sotto.
Però in questa stagione è accaduta anche un'altra cosa. La Roma va sotto sì, ma rimonta. Tant'è vero che al 20° la pareggia Florenzi, al 51° Kluivert ribalta la situazione e poi nella ripresa c'è tempo per il 3-1 di Werner, per il 4-1 di Renato Sanchez e per il 5-1 di Nicolò Zaniolo a un quarto d'ora dalla fine. Nel frattempo, sempre in Lombardia ma a San Siro, si giocava il derby d'Italia, Inter contro Juventus. Insomma, noi speravamo e immaginavamo anche che l'Inter, nonostante in questa stagione, almeno in campionato, stesse facendo malino, potesse fermare la Juve. Così non è, anche se la partita è rocambolesca perché finisce 2-3. Tanto per cambiare, la 22esima giornata di campionato regala altre due vittorie, della Roma e della Juventus. Giallorossi che vincono 2-0 a Cagliari, bianconeri che dilagano, fanno 4 gol alle Lecce e quindi restano sempre a meno 3. La 23esima invece, quella che è anche di vigilia, a Roma-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, vede la Roma impegnata contro la SPAL all'Olimpico, mentre la Juventus nell'anticipo del sabato aveva già battuto il Brescia in casa 3-0. Dopo 3 minuti N'Golo Kanté segna il suo secondo gol stagionale, il primo in campionato sotto la Sud, e porta avanti i giallorossi. 1-0 che illude, perché c'è da soffrire oggi. La SPAL riesce a pareggiare all'ottavo della ripresa con Petagna, poi la Roma ha la forza di tornare avanti, lo fa con Zaniolo al 66esimo e vince. Però è una vittoria che nasconde delle insidie. Dobbiamo vincere, soprattutto in questo periodo, dove il gioco può uscire meno. Però adesso arriva l'Inter. Adesso c'è la semifinale d'andata di Coppa Italia. E se giochiamo come contro la SPAL, ho i miei dubbi che possa succedere qualcosa di positivo. E allora andiamo a vedere che cosa è accaduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Non è una gara da dentro o fuori, ma è comunque una notte fondamentale per storia, tradizione, per capire a che punto sono entrambe le squadre in questo momento della stagione e soprattutto per mettersi meglio in vista della sfida di ritorno che si giocherà tra circa un mese a San Siro. È Roma-Inter, la semifinale d'andata della Coppa Italia. Suona la carica Cancelo mentre Timo Werner tocca il pallone ed è il via questo Roma-Inter. Luis Alberto. Movimento di Lautaro, va dentro anche Maier, servito destro da parte di Maier che pesca l'angolo e porta avanti l'Inter. Doccia fredda all'Olimpico, 9 minuti e sono avanti i nerazzurri. Per Pellegrini, reazione giallorossa, c'è spazio per Florenzi, palla per il capitano che punta bastoni in area, si arresta e calcia in porta con Livakovic che risponde presente con semplicità perché non era irresistibile la conclusione del 24. Verso il super portiere nerazzurro, qui intanto Romagnoli fa un qualcosa di bruttissimo, lascia palla a Lautaro e quindi Dembélé, salta Romagnoli e va in porta! Fa 2-0 per l'Inter, incredibile all'Olimpico, un quarto d'ora, Inter avanti di 2 e apoteosi nerazzurra, è notte fonda per la Roma. Adesso Roma che ha avuto la reazione importante, continua ad attaccare, Florenzi d'esterno, non passa il pallone, poi ancora Florenzi, cerca un'idea, al limite... Il suggerimento per Vrškaren che la lascia Pellegrini con il destro, batte Livakovic, fa 2-1 e allora forse la Roma è rientrata in partita, allora forse siamo solo all'inizio di una gara potenzialmente spettacolare come quella di un anno fa. Un gol che ridà vita e soprattutto fiducia in un momento difficilissimo. Vrškaren gioca di sponda per Pellegrini che apre su Florenzi. E adesso vediamo cosa cambia. Werner per Vrškaren, arriva dentro il 9, lo vede Vrškaren in area. Werner, Livakovic con i piedi, o meglio con il sinistro, riesce a dir di no al tedesco e a tenere avanti l'Inter. Ma attenzione perché è completamente esplosa la gara all'Olimpico. Soler non lo molla Tierney, palla centrale per Dembélé, limite, vuole inventare, torna da Gagliardini, Luis Alberto, ancora Gagliardini col sinistro e Paul Lopez che blocca il pallone. Mezz'ora all'Olimpico in questa andata della semifinale di Coppa Italia, Roma 1, Inter 2, ma attenzione a quello che può accadere perché qui c'è ancora campo su per Salah, servito da Cancelo, dentro da Vrškaren che attende un movimento, arriva un movimento che è quello di Kanté! N'Golo Kanté fa 2-2, eccolo qui il gol pesante che sognavamo quest'estate quando è arrivato dal Chelsea. Un gol che ci fa gridare, un gol che ci fa godere, 2-2, Roma sul livello del mare, mezz'ora e adesso vediamo che succede.
E adesso vediamo che succede. E poi ancora Tierney si addormenta. Sulla pressione di Soler c'è Kanté, per fortuna della Roma, che può ancora ripartire. Werner lascia Florenzi, occhio che fugge per Skaren. Palla per il 51 che rimanda dentro Florenzi. C'è tanto campo adesso per il 24, che entra in area. Florenzi, Livakovic e poi Salah! E poi Salah! 3-2! Incredibile! Remontata della Roma in un tempo, 5 gol! Sta succedendo qualcosa di impossibile! 3-2! Eh sì, è uscito proprio Soler. Intanto qui Romagnoli si ostacola con Kerrer e quindi Luis Alberto con il destro potente ma sul fondo. Palla ancora verso il 10. Dembélé si fa vedere, riceve. Vuole Neves, salta Romagnoli che comunque lo tiene. Neves! Paulo Lopez! E intanto un cambio in casa Inter perché entra il Kun al posto di Lautaro. Palla proprio verso Agüero ma salta Ken. Poi occhio a Fernandez, Neves, Gagliardini traversa, palla che rimane lì, 3-3, ha segnato Agüero, sulla dormita di Romagnoli dopo la traversa di Gagliardini, 3-3, e partita che ha ancora da dire evidentemente. Rivediamo il destro potentissimo sul legno e poi Salah, non Romagnoli, pardon. Si è addormentato lì, effettivamente, tra Alcun e Momo i centimetri mancano. Ha avuto la meglio, distinto da attaccante, l'ex City. E quindi 3-3, Inter che pareggia la rimonta della Roma, che adesso prova comunque a tornare davanti perché è fondamentale per i giallorossi riuscire a vincere questa partita in vista del ritorno. Vediamo se riusciamo a distenderci. Qui c'è anche campo per Renato Sanchez e c'è soprattutto Salah che sta arrivando in sovrapposizione. Palla per l'11, dentro in qualche modo per Ken! Moise Ken torna dall'infortunio e ci torna a far urlare per il gol del 4-3! 4-3! Partita incredibile! Roma di nuovo in vantaggio. Ha segnato Ken su assist di Salah, un pallone che è arrivato lentamente al 21, che lo ha messo giù, ha calciato col destro, ha battuto Livakovic e ha fatto riesplodere l'Olimpico. 4-3 per la Roma. 4-3 per la Roma. Mentre le corde vocali ci stanno abbandonando, ma non potrebbe essere altrimenti. Si attende soltanto il recupero che è di 3 minuti e c'è fuori gioco, sentite il boato. Nel momento esatto in cui è stato assegnato il calcio di punizione alla Roma, un boato clamoroso dell'Olimpico, ma a questo punto è anche logico, perché passano i secondi, che poi diventano minuti. Qui brivido per Kerrer, che trova comunque Tierney, porta a spasso il pallone il numero 3. Sempre Tierney. A 30 secondi dal 93esimo, protegge, si gira, va da Kluivert che è anche in zona tiro, occhio a Justin, finta, poi contatto con Bastoni, è passato ancora Kluivert e Livakovic in qualche modo, ma sono finiti i tiri di recupero, occhio all'arbitro, che fischia, finisce così, la Roma batte l'Inter al termine di una partita clamorosa. 4-3 dopo l'iniziale vantaggio per 2-0 dell'Inter e il 3-2 della Roma, che sarà vista segnare il 3-3 a 20 dalla fine. Abbiamo avuto la forza con questo signore qui, con l'uomo decisivo, con la sentenza, lo stesso che ci ha regalato la Champions l'anno scorso, di portarci a casa il primo atto delle semifinali di Coppa Italia.